una laurea in comune, e poi lui magari ha fatto altro, è diventato giornalista, un acuto giornalista, devo dire. E mi piace citare un libro che mi è piaciuto moltissimo, Via di fuga. Ma lui ha scritto anche altri libri e soprattutto recentemente si è molto occupato di beni comuni. Questo in particolare ci interessa, ma ci interessa anche il suo discorso sulla decrescita. Posso dire che sei un Latusciano? Sì, posso forse dirlo. Latouche è insomma, un punto di riferimento importante per il tuo lavoro, sapete appunto sulla decrescita. Ma quello che forse io ti chiedo di più, Paolo, questa mattina, nel tempo che vorrai darci e dedicarci, purtroppo non tantissimo, e vorrei chiederti più che i beni comuni, la comunità, che ci spiegassi il rapporto tra beni della comunità e la comunità, cioè che senso tu dai da giornalista e sociologo a questa parola. Una poesia rapidissima e poi sentiamo. Marina, velocissima. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui. Velocemente vi dico che appartengo al gruppo dei poeti dell'Ermo, che ha una residenza così simbolica e poetica a Serra Sant'Abbondio. Ho scritto questa poesia per l'occasione e troverete una parola, Cesa, che indica la proprietà collettiva della comunanza agraria di Serra che mio padre normalmente ha. Quindi passo subito velocemente a leggere. Il mio campo è la mia piazza. Solo quando ti siedi nel campo e abbracci la vite storta attaccata alla terra, che culla i semi amanti della luna, non hai più fame di solitudine e ti accorgi di un canto che sale, poderoso e invitante dai campi. Tra il sole e l'ombra che giocano a nascondino, le parole dignitose e trepidanti dei giorni antichi gorgheggiano e fanno compagnia a chi ha abitato la cesa severa e si involano nel grido inquietante del vento montano. E mentre l'orologio della torre risponde austero ai lamenti e alle gioie delle generazioni e diventa meridiana del tempo e misura di un immaginario nascente di irriducibile dolcezza, ti ritrovi lì, nella piazza spruzzata di luce che filtra dalle pietre irregolari del borgo per dare forma, colore e armonia ai pensieri che come panchine volanti presidiano i segni e le trame di un comune bene e il coraggio della permanenza e della cittadinanza. Bene, Paolo. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie infinite per l'invito a Loris, a Riccardo, al sindaco. Sono veramente felice di essere qui perché insomma, le Marche sono un'avanguardia, sono i pionieri del cambiamento per quanto riguarda l'economia solidale. Insomma, siete stati i primi a mettere, praticare, a tentare di praticare questa strada delle reti, dei distretti di economia solidale e grazie anche per questo vostro sforzo di elaborazione, per questa carta d'Acervia 2 che ho letto con piacere, con emozione, nel senso che ci ho visto una moderna utopia conviviale, direbbero i convivialisti, una etica del futuro, un nuovo orizzonte politico e culturale e una declinazione, cioè un tentativo molto corposo, molto solido di passaggio dalla denuncia alla prospettazione, insomma, cioè, si incominciano a vedere in queste vostre elaborazioni i contorni di un altro mondo possibile, edificabile dalle fondamenta, e cioè dal basso, praticabile.
voglio solo fare un aggancio alla bellissima lezione che ci ha tenuto questa mattina Paolo Maddalena. Cioè, quello che ci dobbiamo, ogni volta che lo sento e che leggo le sue cose, mi viene una sorta di angoscia, insomma. E questo, diciamo, questo esproprio che c'è, dei beni comuni, insomma, dei beni collettivi, che sta venendo avanti sempre, con sempre più veemenza, no? Con sempre più decisione da parte del legislatore, questo calpestare la Costituzione. E beh, guardate, non sta avvenendo con i fucili puntati su di noi, eh? Quando espropriano i terreni dei contadini per fare le autostrade, il più delle volte in Val di Susa arrivano i carri armati e l'esercito, e c'è anche una sospensione delle libertà democratiche stabilite per legge, no? In nome di un'eccezionalità delle cose, ma avvengono con il consenso nostro, eh? Questi li abbiamo votati, questi non governano su uno stato dispotico violento, questi governano comprandoci, governano con i soldi. E quindi ci dobbiamo interrogare profondamente, insomma, su come riusciamo a rovesciare queste condizioni materiali e questo immaginario dove noi concediamo, come parlavano gli Occupy Wall Street, insomma, noi che pensiamo di rappresentare il 99% della popolazione, anzi c'è un errore di calcolo per difetto, secondo i calcoli delle fondazioni bancarie svizzere, è lo 0,7% della popolazione che ha il 60% e oltre del possesso della ricchezza planetaria, quindi è meno dell'1% della popolazione, anche qui, perché siamo abituati a ragionare molto in astratto, no? Come se questi interessi delle corporazioni, questi interessi della plutarchia globale, della finanza e così via, siano anonimi, no? Impersonali. No, queste sono persone, e i nostri governanti sono funzionali agli interessi di queste persone, e ciò appunto avviene con dei meccanismi di creazione del consenso con cui secondo me dobbiamo fare i conti. Io credo di essere stato chiamato qui e per essermi occupato di insieme con tanti altri, di aver fatto, diciamo, dei lavori, parlando di beni collettivi, ovviamente si tratta sempre di lavori collettani, di lavori collettivi, la società dei beni comuni, viaggio nell'Italia dei beni comuni, abbiamo percorso un po' l'Italia tentando di vedere appunto dove sono i pionieri, dove sono i fili d'erba che crescono nei pertugi, nelle fratture di questo pianeta sempre più lastricato, sempre più cementificato, e vedendo in questi fili d'erba appunto degli esempi, come dicevate, replicabili. Non si capisce perché si possono costruire, qui abbiamo un comune che c'è virtuoso, no? Come si possono costruire delle esperienze fuori dalle logiche che abbiamo denunciato, e non si possono fare in altri comuni, insomma, no? Quindi diciamo, si tratta di replicare queste pratiche, di moltiplicarle e così via. Io sono un sostenitore accanito, acerrimo della nozione come dice giustamente la Giovanna Ricoveri, di un recupero, di un risveglio, insomma, dei beni comuni, come ci spiegava Paolo Maddalena e ci spiegano i giuristi. In realtà diciamo, i beni comuni sono sempre esistiti fino all'avvento e all'avvento e alla predominanza di un mondo di relazioni sociali
produttive e di consumo dominate dalle leggi del mercato capitalistico, che ha sempre più, diciamo, ridotto a una, cioè alla proprietà privata, insomma, il potere e queste relazioni. Io sono un grande sostenitore, penso che i beni comuni siano proprio un nuovo paradigma, un nuovo sistema di pensiero, un nuovo modo di vedere le cose, di immaginare mentalmente il mondo e di quindi di vedere le cose del mondo secondo ottiche nuove e gerarchie di valori nuovi, dove appunto la condivisione e l'uso comune vengano prima del possesso esclusivo dei beni fisici, ma non solo dei beni fisici, delle risorse materiali, ma anche di quelle culturali, cognitive. Quindi i beni comuni ci portano il Commons Movement, no? Che è vastissimo, perché appunto non è solamente riferibile all'acqua, al suolo, ai semi, ma pensiamo cosa significa per esempio per tutte le rivoluzioni arabe, per tutti i popoli che vivono in regimi autoritari, internet e la possibilità di comunicare bypassando le censure, no? Quindi pensiamo cosa significa. Abbiamo vissuto qualche anno fa una grande e giustissima rivolta dei ricercatori universitari, del mondo della cultura, degli studenti, per quanto riguarda i saperi, la cultura come bene comune, no? Non privatizzabile, non brevettabile, fuori dai copyright, eccetera, eccetera. Quindi, vedete, si tratta di cose anche molto diverse da un punto di vista fisico, no? Da un punto di vista delle caratteristiche peculiari in sé, ma che hanno appunto un minimo comune denominatore. E quindi questo minimo comune denominatore è proprio una riconcettualizzazione dell'idea di benessere, cioè un'idea che il nostro benessere non dipenda dalla quantità di possesso di cose in esclusiva che noi andiamo acquisendo grazie al denaro, grazie a non so che cosa, ma invece grazie all'uso condiviso dei beni. E questa è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione culturale che mette che cambia l'immaginario e quindi che cambia secondo me molto. Ecco, ma è una, io anche invito sempre giuristi, scienziati, antropologi, politologi e così via, mi piacerebbe molto che intorno a questa idea dei beni comuni si lavorasse in termini interdisciplinari, insomma, no? Si rompesse questa separatezza delle discipline scientifiche, che secondo me derivano molto da un approccio riduzionistico, da un approccio borghese, da un approccio capitalistico, da un approccio funzionale a schemi che non sono nostri. Quindi vedo una rivoluzione, come ha detto Paolo, delle dottrine giuridiche. Insomma, non è facile per la cultura giuridica occidentale ammettere che non sono solo gli esseri umani meritevoli di diritti esigibili, ma che lo è anche la natura, ma che lo sono anche gli animali. Il superamento dello specismo e dell'antropocentrismo tipico della cultura occidentale, anche secondo me giudeica, cristiana, è un fatto essenziale secondo me per cogliere la radicalità dei concetti dei beni comuni.
è un salto di civiltà, che io lo vedo quello di riconoscere appunto i diritti inalienabili della natura, degli animali, della biosfera, no? Come Paolo Pi è stato il primo a scriversi su queste cose, pagine importantissime. Quello che Aldo Leopold, e diciamo gli ecologisti più, il pensiero ecologista più radicale, chiama l'etica della natura. L'etica della natura, guardate che il pensiero occidentale affida la possibilità di un giudizio etico solo all'uomo, fra le altre, appunto. Quindi il salto di pensare che non ci sia solo un'etica umana, ma un'etica della natura che riguarda anche gli animali e gli esseri viventi nella sua cosa, la biosfera, è un salto culturale enorme, pari a quello che ha fatto l'umanità riconoscendo i diritti agli schiavi e prima alle donne. È di quella portata la rivoluzione che noi stiamo, culturale che noi stiamo prospettando. Quindi la natura come portatrice di tutela in sé, indipendentemente dalle valutazioni di degli utilizzatori, cioè dei suoi proprietari umani, no? Quando ci fanno tutti i conti adesso quanto per internalizzare le esternalità negative dei processi produttivi economici ci vengono a fare i conti su quanto costa sradicare un albero e quindi compensare in termini monetari un albero. Quanto costa un albero? Il legno che produce, i frutti che produce, gli insetti e gli uccelli che nidificano e che vivono sull'albero, l'ombra che fa e l'humus che produce, e se è l'ultimo albero di quella specie vegetale, e se è un albero che contribuisce alla formazione di un paesaggio, qual è il valore economico? No, non è commensurabile economicamente. La natura e questi, ci sono dei valori non monetizzabili in natura, che non possono essere rientrare nei calcoli dell'economia che ci domina e che appunto, quasi, appunto per una battuta, insomma, solo Dio e le società di assicurazione possono decidere quanto vale un essere vivente, no? Quindi dobbiamo uscire da questa, mettere in campo con decisione questa, cioè tentare di sottrarre dei valori alle logiche del mercato. Quindi una rivoluzione che è delle dottrine giuridiche occidentali, una rivoluzione che è economica. Non è facile far capire ad un economista che i beni naturali non sono scarsi. Tutta l'economia è fondata su questo paradigma, su questo presupposto, no? Che noi siamo, l'essere umano è avido, i desideri sono illimitati, madre natura è una matrigna taccagna, e quindi noi dobbiamo, diciamo, sforzare per superare sempre i limiti naturali, no? Questa è l'idea dello sviluppo, della crescita. Questa è l'ossessione dell'uomo occidentale, e cioè questa riduzione porta al fatto che il valore di ogni cosa è pari a quanto un individuo è disposto a pagare per possederlo e utilizzarlo, no? Guardate, questa è la teoria che sta alla base, perché se non smantelliamo questa teoria, che è il fondamento dell'economia da 300-400 anni capitalista, non capiamo neanche l'UPI e lo sblocco Italia, cioè non capiamo neanche come il diritto all'edificazione, riconosciuto come annesso al titolo di proprietà, non lo capiamo, non ci facciamo capire, perché loro pensano appunto che la propensione, l'istinto, la naturale propensione umana sia quella di produrre sempre di più, di aumentare l'efficienza della costruzione di merci, no? Quando ci dicono questo mantra crescita, crescita, crescita e così via, sono all'interno di questa logica, e dobbiamo dire che invece non è così, che la natura non è scarsa, non è una matrigna
taccagna, insomma, ma è una madre nutrice. Giustissima. Ma è una madre nutrice, e cioè che non è scarsa la natura, ma la natura è limitata, è finita. Se non ci insegnano a scuola, fin da bambini, questa verità, e ci viviamo ancora nel mito prometeutico, eccetera, eccetera, di poter sempre scavalcare, superare i limiti. Ma come diceva Sofocle, no? Chi pensa che non ci siano, non ci siano miti, diventa prima o poi diventa un pazzo, no? Prima così. E difatti noi siamo dei pazzi, siamo impazziti, perché siamo all'interno di questa logica, che è una logica irrazionale, che è una logica suicida, è una logica di morte. Il sistema produttivo capitalistico è una logica di morte, è una logica distruttiva. No, ce l'avevano insegnato Schumacher e così via, no? Quando dicevano la distruzione creativa. Ma quale ossimoro, quale bestialità! Non c'è nessuna creatività nella distruzione, nella cura, nel prendersi cura, nel mantenere, nel favorire, nell'aumentare la vivibilità c'è la creatività, non nella distruzione del processo produttivo capitalistico, non in questo processo produttivo, come dicono i sudamericani adesso, i centroamericani, predatorio, no? estrattivista. Pensiamo alla biosfera come se fosse appunto una cava o una discarica, no? Buttiamo l'immondizia e la CO in cielo e prendiamo tutto quello che c'è, no? Tutto quello che c'è. Questo rapporto con la natura, che è un rapporto di morte. Ma questo, Paolo, non è una questione fine, non è la finanza, questo è l'essenza dei sistemi di relazioni sociali capitalistiche, cioè fondate sul dominio e sullo sfruttamento. La finanza non fa altro che tentare di allontanare la crisi che questo sistema produttivo abbiamo. Quando ci guardiamo di che cosa siamo vestiti e scopriamo Made in Cina, scopriamo questo. Quindi la rivoluzione dei beni comuni è una rivoluzione che tocca l'economia profondamente, tocca le scienze. Avete ospitato Vandana Shiva ieri, e avete visto forse ieri e oggi questa polemica furibonda con questa nuova senatrice Elena Cattaneo, senatrice a vita nominata dal Presidente della Repubblica, giovanissima, sconosciuta scienziata, che si rivela per quello che è, no? A favore degli OGM, ovviamente, che polemizza con Vandana Shiva, no? Quando la scienza, c'era Illich che distingueva tra scienza, e la chiamava con la T in latino, no? Tra la scienza e la scienza come ricerca finanziabile. E leggetevi la Cattaneo oggi, dice che gli OGM bisogna farlo perché gli chiede, perché la Monsanto li vuole, e dato che la Monsanto produce lavoro e reddito, bisogna concedere gli OGM, e la scienza certifica che gli OGM, non perché servono ai contadini, non perché servono ai consumatori, ma perché servono alle imprese che vogliono fare questa cosa. E quando appunto ormai gli istituti universitari, con la privatizzazione voluta dalle Gelmini, nei consigli di amministrazione ci sono le fondazioni bancarie, ci sono gli industriali, nei consigli di amministrazione delle università il circolo si è chiuso. La ricerca è esattamente quella finanziabile dalle imprese. Questa è quindi i beni comuni che rovesciano questo discorso, ma è anche un problema di idea di antropologia dell'essere umano, no? Al fondo è quella, poi, no? Al fondo è quella. Noi, la teoria economica pensa, sceglie, diciamo, un'antropologia negativa. Io non dico che l'essere umano sia tutto bontà, no?
Però dico che sarà almeno il 50%, no? Cattivo il 50%. Non capisco perché le scienze economiche, le scienze politiche devono solamente privilegiare il 50% cattivo e non invece favorire il 50% buono. Cioè le scienze economiche che dominano la politica da 300 anni in questa parte pensano, stabiliscono che gli interessi individuali, egoistici di ognuno di noi, preso in termini di singoli, la somma dei nostri egoismi faccia l'interesse generale. Questa è la scienza, la scienza, no? La scienza economica. E questo non è più vero, non è più vero, lo dimostrano insomma le cose, anche se probabilmente i margini diciamo per continuare su questa strada sono ancora grandi, insomma, diciamo i beni comuni predabili, appropriabili sono ancora grandi, no? Pensate appunto alla Cina, all'India, all'Africa, land grabbing e a tante altre cose di questo genere, ma pensiamo anche a noi stessi, no? Quando incominciano a mettere dentro al PIL i consumi che facciamo per la prostituzione o le droghe e così via, questo è un altro elemento di come l'economia si sta impossessando di costumi, usi e di fatto legalizzandoli, anzi non solo legalizzandoli, ma diciamo valorizzandoli, appunto mettendoli a valore, no? Qualsiasi tipo, purché sia monetarizzabile. Cioè l'economia è una forma amorale, è una forma amorale, cioè che prescinde, amorale. Che loro non gliene frega, possono esserci dei comportamenti sia morali che immorali, dentro il PIL ti mettono il biologico e la prostituzione, è lo stesso per loro, l'importante è che aumenti il valore delle merci in circolazione, questa è e noi siamo governati da questa legge, i nostri rapporti umani, le nostre relazioni sociali, siamo d'accordo ad essere regolati da questa legge? Finché lo accettiamo, sì. Allora, scusate, finisco subito, perché in realtà appunto anch'io non volevo parlare di queste cose, ma volevo parlare di un'altra cosa, e cioè che penso che al cuore, dopo appunto la lettura della vostra bellissima carta, penso che il cuore della rivoluzione in realtà non siano i beni, neanche quelli comuni, ma la comunità, ma le comunità afferenti, questo è il cuore, non me ne importa niente dei beni, non me ne importa niente di catalogare i beni comuni, non credo che i beni comuni siano una cosa catalogabile, io penso che i beni comuni mi interessano in quanto produttrici di comunalità, di comunanze, c'è qui Olimpia Gobbi che è la prima anni fa che ho sentito usare almeno in Italia questo termine comunanze, cioè non sono gli oggetti, gli strumenti quelli che contano, ma i rapporti sociali, umani che si instaurano tra gli individui, qui c'è una bellissima frase di Rai Patel, che è un economista che adesso lavora indiano, che ha lavorato in America e che adesso lavora in Sudafrica, che dice, mi pare bellissima questa, è il nesso che si instaura tra gli individui che definisce il bene comune, il nesso che si instaura che definisce il bene comune. Nella gestione collettiva del bene comune, gli individui si uniscono e creano una communitas, realizzano un progetto collettivo, operano pratiche condivise. La pratica del common, la gestione collettiva delle risorse comuni, richiede una rete di relazioni sociali finalizzate a tenere a freno gli istinti più vili, che lui dice che sono appunto l'egoismo, il proprietarismo, l'avidità, la sopravvazione, e a promuovere un diverso modo di valutare il mondo e le cose. Questo mi interessa quando facciamo le buone pratiche e così via. Come si valutano? Come si valuta un gas? Nella percentuale, c'è il grande dibattito, qui ci saranno molti gassisti, no? Grande dibattito all'interno del gas,
Ma è un vero gas autentico quello che non ha tutto biologico, che non ha tutto biologico e così via? Onestamente, chiaro che preferisco quello tutto biologico, però dopo bisogna vedere che biologico è, come diceva Bruno, perché se poi è un biologico coltivato industrialmente, venduto, che troviamo sulle spalliere dei supermercati, siamo già nella fase in cui il capitalismo riesce a fagocitare e a incamerare anche le novità. Quindi non è tanto quello nelle misure, il problema è squisitamente qualitativo, il problema è le relazioni umane che si instaurano tra di noi quando facciamo queste cose qui. Cioè, appunto, come diceva Alain Carrier, l'uomo non è solo economicus, e le relazioni fra gli individui non sono solo mercantili. La rivoluzione quindi dei beni comuni è quella, appunto, di quella che noi abbiamo in testa, mi pare che voi abbiate in testa, è un'idea di comunità, insomma, come società di base, convivialista, capace di autogoverno, quella che appunto anche i pensatori centroamericani parlano di nuovo umanesimo, insomma, no? una nuova visione, insomma, delle cose. Noi quindi abbiamo un'idea di comunità locale territorialmente definita, ma in grado di uscire dai suoi confini, territorialmente definita ma in grado di relazionarsi e aprirsi al mondo intero, cioè di aprirsi alle sfide planetarie a partire dalla realtà concreta, fisica, dalle bioregioni, no? Questi che voi chiamate distretti, chiamiamoli, quando giustamente denunciavate la distrettualizzazione per discipline e per burocrazie, parliamo di bioregioni, quindi che assume forme di esistenza sociale solidali, mutualistiche, paritarie tra individui che condividono interessi, affetti, che hanno comuni affinità e propensioni civili, ma in grado di accogliere e convivere con identità socioculturali diversi, con stili di vita, religioni, tendenze, identità diverse. Abbiamo cioè in testa una comunità conviviale, questo mi pare, insomma, un principio di comune umanità o comune socialità, insomma, di bioumanesimo o di socialismo economico o di socialismo ecologico, chiamiamolo come volete. Qui vi consiglio davvero questo libro appena uscito, che è il Manifesto Convivialista, sottoscritto da parecchie persone, che appunto ha come sottotitolo Dichiarazione di interdipendenza, che ha già spiegato benissimo Paolo Maddalena prima, dove appunto convivialismo, con convivialismo si intende l'arte di vivere assieme, di prendersi cura degli altri e della natura, della interdipendenza generale, insomma, del genere umano, della famiglia umana, che è integrata nella comunità biotica dei viventi. Quindi con questa idea della complementarietà, no? Quindi beni comuni e società dei beni comuni appunto comunità dei beni comuni come una collettivizzazione senza statalizzazione, come democrazia sociale, diceva Bobbio, no? Oltre la democrazia politica e la democrazia economica, la democrazia societale. Una comunità conviviale, quindi scelta, elettiva tra virgolette, non elettiva perché delegata a qualcuno, ma elettiva nel senso di scelta, di voluta, di non organica. E qui ci dobbiamo capirci bene, appunto, perché stiamo andando su un terreno minato e in salita, perché
questa idea di comunità che abbiamo in testa è una comunità che si scontra ovviamente con la globalizzazione, con le tendenze alla globalizzazione e tutto quello che anche nell'immaginario collettivo la globalizzazione pensa, appunto, perché siamo alle soglie di una cosa in cui calpesterà la Costituzione, Paolo, ancora di più di ogni immaginario, il TTIP, trattati di cose in cui la giurisdizione non è più una giurisdizione nemmeno statale, nemmeno tra stati, ma la giurisdizione è una cosa privata tra le multinazionali che possono chiamare a giudizio gli stati e dire tu devi liberalizzare gli OGM. Quindi stanno calpestando la Costituzione a tappeto. E allora dobbiamo colpire questo immaginario della globalizzazione come appunto quella che ci consente. Attenzione, guardate che è difficile, non facciamola facile. È difficile passare per un mercato e dire a quello che non ha più soldi perché è in cassa integrato, perché ha le cose così via, non comprare il vestito cinese che costa 5 euro. Perché se tu compri un vestito cinese sei corresponsabile del lavoro schiavo e sei corresponsabile del lavoro minorile, eccetera, eccetera, eccetera. È difficile dirlo così. Questo ti dice benissimo, dammi tu i soldi per comprare il Made in Italy, no? It Italy, no? Si chiama, attenzione, però lo vendono anche come se fosse una cosa di questo genere. Quindi capite, stiamo attenti a non essere troppo elitari su questo discorso. È un discorso difficile. È un discorso difficile, ma che dobbiamo fare prendendolo per la faccia, senza il venire. E quindi quando si dice autarchia, e mi piacerebbe che Paolo ci aiutasse in questo discorso, e ci viene in mente i brividi delle società chiuse, fasciste e così via. In realtà prendiamo l'etimologia greca. Autarchia significa... cioè? Sì, autocomando significa ricentralizzazione, significa territorializzazione, significa soddisfare i propri bisogni e i propri desideri con ciò che abbiamo, con quel poco o tanto che abbiamo a disposizione, senza pretendere più di andarlo a rubare in giro per il mondo come colonialismo, imperialismo e globalizzazione sta facendo fino adesso. Quindi la ricentralizzazione, la territorializzazione è un discorso profondamente colpisce alle basi la globalizzazione capitalistica e la globalizzazione di queste cose. Sì, sì, ma infatti sono d'accordissimo con te. E l'altra cosa è che il localismo è ancora, cioè la comunità è ancora vissuta e usata con un discorso di localismo angusto e reazionario, no? Pensate al leghismo, chiuso, escludente, cioè legato ad un'ideologia organicistica, no? Patriarcale, dei clan familiari chiusi, del territorio al lavoro, della competizione tra aree geografiche, no? Piccole patrie, comunità di destino, comunità originarie, no? Le ampolle del poi, tutto questo, questo che è la risposta esattamente opposta e sbagliata al problema della globalizzazione, che portano alle gate community, che portano a un'idea di sovranità per diritto naturale fondata sull'appartenenza, sulle proprietà, un mix di mito, classe e politica a cui appunto fa capo quel federalismo etnico, no? Quindi, che prende alla realtà socio-mitologica della nazione, no? Che sottrae, e che poi alla fine questa idea di comunità sottrae agli individui la libertà di decidere il proprio destino, di scegliere le proprie appartenenze religiose, territoriali, etiche, sessuali, perfino estetiche, no? che ci sono. Allora, la domanda che ci dobbiamo fare, esiste una nozione, un'idea politica di comunità progressista? Sì, se le comunità sono viste come, appunto, le vedete voi, è stata detta all'inizio, insomma, come un'alternativa sociale globale, come una idea di società conviviale,
dove persone e collettività siano integrate con strumenti conviviali, diceva sempre Illich, no? Strumenti conviviali, strumenti nel senso di mezzi di produzione, no? Mezzi di produzione quindi che vanno ridimensionati e vanno rimessi sotto controllo, vanno tolti al potere delle grandi industrie e così via, no? Quindi qual è la comunità progressiva? Secondo me la comunità progressiva ha due caratteristiche, cioè capace di produrre, attivare al proprio interno tessuti connettivi paritari, relazioni democratiche, no? Capace di, Esteva parla di esistenza comunitaria, capace di produrre esistenza comunitaria, quindi non sistemi, relazioni di sfruttamento, di dominio, ma parità. E all'esterno comunità capaci di relazionarsi all'esterno su scala globale, universale, uscire, come dicevo prima, dai propri confini, secondo principi di reciprocità, cooperazione tra comunità, sostenibilità ecologica, inserire negli scambi economici tra le comunità clausole sociali e clausole ambientali, quelli che Gustavo Esteva chiama appunto ambiti di comunità. Lui, i sudamericani traducono commons con ambiti di comunità, oppure ambiti comuni, insomma, ambiti di società, convivialità li chiamava Illich, cioè diverse forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo. Chi è che mette in moto tutto? Qui bisogna trovare i soggetti del cambiamento, perché altrimenti ci parliamo tra di noi, appunto disegniamo dei bei scenari utopici, bellissimi, che servono, ma dopo dobbiamo... Allora dobbiamo, appunto, a me piace il common movement, cioè un movimento di creazione di comunità. John Holloway ha inventato un nuovo verbo che si chiama comunizar in spagnolo. Peter Lineburg, che è questo straordinario storico che ha scritto Predoni dell'Atlantico, uno storico così via, ha inventato anche lui un nuovo verbo, appunto, perché stiamo passando dagli oggetti al fare, quindi stiamo passando dagli sostantivi ai verbi. Lui parla di commoning, fare beni comuni, fare società, quindi fare società attraverso la costruzione, la reinvenzione e la reintroduzione, salvando quello che c'è innanzitutto, cioè gli usi civici, eccetera, eccetera, i servizi pubblici e così via, salvando quello che c'è, inventandosene di nuovi, conquistandosene dei nuovi, e quindi inventando istituzioni di gestione comunitaria, no? In gestione di comunità. Guarda, è chiaro che qui se avessimo, come siete fortunati voi, il comune, enti e così via, saremmo già un passo molto avanti, no? Perché quanti gas, quante banche del tempo, quanti, adesso in Puglia ho visto una cosa bellissima che si chiama Cianfrusaglioteca, che è un posto, si sono inventati i comuni, un posto dove ci sono scambi di cose usate, no? I baratti. Tutte queste infinite cose che poi la gente fa, no? Se andate sui siti in internet, soprattutto e giustamente inevitabilmente le donne si stanno inventando delle cose stupende di autopromozione, di lavoro fatto in casa, no? Tentando di superare, di slalomare le leggi della ULS, delle cose che ti impediscono di vendere. Provate a portare una torta a venderla alla scuola, alla festa delle cose, arriva la preside e dice: beh, c'è la ULS che dice che le regole sono queste, poi si scopre che le regole le ha fatte l'Unione Europea pensando alla Nestlé, no? Pensando a un
sto parlando di corda in casa degli impiccati, un caseificio artigianale, come può fare un formaggio se gli arriva lì da Ulisse, gli pongono di fare, di impiastrellare un pezzo di muro più alto del muro, per cui dice non posso più fare il formaggio. Quindi ecco, tutte queste cose qui, ovviamente se tu hai un'amministrazione comunale e così via, che ti dà un posto, ti dà un 5 metri quadrati e così via, queste cose qui esplodono nelle loro cose. Ma non è detto che serva un'amministrazione pubblica, ti devi creare strutture di autogestione. Guardate, io ormai un anno che faccio questa rubrica su Left e Piccole Rivoluzioni, sto girando in giro in tutta Italia, ci sono casi strepitosi, insomma l'ultimo questo dell'ex asilo Filingeri a Napoli, una cosa bellissima, enorme. Quante sono i beni pubblici dismessi che non vengono usati, le caserme e così via, occupiamoli, prendiamoceli, occupiamoceli, mettiamo insieme il mercato contadino, mettiamo insieme tutte queste reti e dimostriamo che salviamo dei beni che lo Stato non sa cosa farsene, perché lo Stato è stato ormai fagocitato, imprigionato, cooptato dalle leggi del mercato. È stato cooptato dalle leggi del mercato nel momento in cui ha deciso di vendere i propri titoli di Stato alle banche straniere. E finché dovrà pagare 90 miliardi all'anno di interessi alle banche straniere, non avrà un soldo per noi. Dobbiamo disconoscere l'autorità di una autorità pubblica che si è venduta sé e noi stessi. Dobbiamo crearci delle istituzioni autonome, autogovernate, autogestite. Dobbiamo rifarci noi con le nostre mani, giocando anche sulle nostre capacità di azione. Non abbiamo più dobbiamo ritirare le deleghe che abbiamo dato a chi ha governato in questo modo, portandoci a pagare 90 miliardi all'anno per interessi passivi ai titolari di titoli di Stato, cioè gente che vive di rendita che noi stiamo foraggiando. Dobbiamo incominciare a pensare all'obiezione. Dobbiamo smetterla di pensare che ci sia uno Stato astratto. Lo Stato oggi è governato e diretto in questo modo e produce questi esiti. Noi dobbiamo fare quindi beni comuni, io li vedo, ho finito, scusatemi la passione. La passione, perché vedo che senza questa l'attivazione di una cittadinanza attiva che fa quel, come diceva Gandhi, no? Dobbiamo essere ciò che vorremmo la società fosse. Ci sono esperienze, vabbè, straordinarie, insomma, nella mia isola, con il federalismo de Magnale, la mia città, Venezia, hanno messo in vendita un'isola, all'asta pubblica. 5.600 cittadini si sono autotassati, hanno messo 99 euro a testa e hanno partecipato all'asta, di fatto mettendo un ingrippo sul meccanismo che è andata a fallita l'asta, perché molti ci sono. Allora, questa capacità di iniziativa autonoma e questa volontà di dimostrare che possiamo fare, come diceva Elin Ostrom, meglio e di più senza dei poteri statali autoritari incapaci e inetti, e finché sono incapaci e inetti siamo obbligati a fare senza, oppure siamo dei creduloni che continuano a chiedere al sindaco, al presidente della provincia, della regione e dell'ONU e alla Merkel, per piacere, di lasciarci vivere. Noi quello che vogliamo è semplicemente che ci lasciano in pace, che ci lasciano vivere con dei sistemi fuori mercato, che ci lasciano vivere scambiandoci le merci, che ci lasciano vivere che ci lasciano vivere facendoci le monete locali. Facendosi dei sistemi, cioè diciamo, il movimento è sottrarsi e spostarsi, creando delle relazioni sociali diverse. Immagino che la passione che ha messo Paolo Cacciari in quello che ha detto abbia stimolato tantissimi di voi.
voi avrete capito che il programma è slittato di mezz'ora, quindi tranquilli, il tempo